Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. È una medaglia d'oro al valor civile per Giulia e per la sua, il suo destino così barbaro. Se mi fa un flash, Crepepe, che poi ho la pubblicità e torniamo. No, devo dire una cosa? No, voglio dire che in quella piazza lì non ci sono solo ragazzi e ragazze, ci sono anche persone che si vogliono sentire altro. E questo è un diritto. Ma Andy Warhol a quale genere apparteneva? Ma è ridicolo. È ridicolo ridurlo a un genere. È un altro, è se stesso. Ha vissuto da persona libera, l'ha pagata e ci ha insegnato ad essere liberi. Mi meraviglio che in certi ambienti culturali questa cosa si sia voluto tornare indietro. Ginevra Bombiani. Ragazzi, quelle ragazze forse sono un po' maschi, forse sono un po' femmine, forse stanno cambiando idea sulla propria sessualità. Chi siete voi per giudicarli e metterli dentro due staccionati? Però mi permetta, mi permetta, le parlo da omosessuale che ha dichiarato la sua omosessualità a 11 e anni. Allora non è che perché sono omosessuale devo pensarla come lei, o devo votare chi dice lei, o devo avere le idee che ha lei. Perché in Italia siamo arrivati a questo punto, siccome io ho il mio genere, allora devo pensare su tutto come un'etichetta. E non mi permetta, io penso delle cose diverse da moltissimi omosessuali italiani, e proprio per questo sono contentissimo che ci sia questa libertà di pensare che uno non ha ragione soltanto perché io vado a letto con gli uomini, cosa che tra l'altro ho sempre fatto e mi piace anche molto. Ma Ginevra la prende con me? Non me la prendo, perché sembra che uno per il genere, questo diventa uomo, questo diventa donna, deve pensarla in un certo modo. Io la penso in maniera diversa dal 90% degli omosessuali che conoscono, Andy Warhol compreso. Tommaso, cosa devo fare? Era questo discorso qui che in Italia si fa da anni e che cui trova il mio dissenso totale.